Riprendiamo il nostro ospite qui, ospite ad Alberto Mainardi. Ha fatto gli studi di filosofia nella sua città natale con Carlo Sini e si è specializzato in filologia slava presso l'Università di Torino con Mario Enrietti. Dal 1993 fa parte del comitato scientifico dei convegni ecumenici internazionali di spiritualità ortodossa del monastero di Bose, di cui cura l'edizione degli atti. Si è occupato di storia della Chiesa russa, di spiritualità ortodossa e di ecumenismo, pubblicando numerosi articoli in Italia e all'estero, in miscellanee riviste specializzate. Cristianesimo nella storia, Studio Livetana, Studia Anselmiana, Irenicum, Istina, Contact, poi tralascio, diciamo, nomi troppo difficili. Ha collaborato alla Biblioteca Sanctorum Orientalium, Città Nuova, e curato l'edizione italiana di alcuni classici della letteratura spirituale romena e russa, tra cui i racconti di un pellegrino russo e gli scritti di Silvano del Monte Athos, Nostalgia di Dio. È membro del gruppo de travail orthodoxe catholique Saint-Irénée. Ti do la parola. Grazie, ringrazio Andrea Dell'Angelo per la presentazione e soprattutto per l'invito e gli organizzatori a questa interessantissima conferenza e per le cose anche che ho imparato finora. Acquisisci la pace interiore, attualità della tradizione esicasta nell'ortodossia slava, diciamo nella tradizione ortodossa. Soprattutto di espressione slava. In realtà l'idea è che il disarmo interiore non è qualcosa di sganciato dalla storia che viviamo, ma anzi è profondamente connesso alla realtà che ogni giorno ci raggiunge dall'attualità. Parliamo di pace, ma parliamo di pace in un tempo di guerra. Un tempo che ha attraversato, attraversa soprattutto il mondo ucraino, il mondo della tradizione russa, in una terra che è stata attraversata da grandi tragedie nella storia, dall'invasione medievale, dei tatari, alla guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, dove la Shoah, l'eccidio degli ebrei di Kiev, a Babi Yara, ha inaugurato la Shoah nella seconda guerra mondiale. E perché parliamo di attualità in connessione con il disarmo interiore? Nella cattedrale di Santa Sofia, che oggi è un museo a Kiev, una chiesa del XI secolo, c'è una straordinaria immagine della Madre di Dio che prega, l'orante. L'abside è decorata, questo mosaico in oro fatto da maestranze bizantine all'inizio dell'XI secolo, ha alla cintura un tovagliolo, un fazzoletto. La tradizione dice il fazzoletto con cui asciuga le lacrime di coloro che si rivolgono a lei ed è in posizione di preghiera. E la preghiera della Madre di Dio nell'abside della cattedrale di Santa Sofia a Kiev in realtà unisce le tradizioni di Oriente e di Occidente. Abbiamo ascoltato prima evocare questi due termini, perché nella parte bassa dell'altare c'è la teoria degli apostoli e ci sono santi d'Oriente e d'Occidente rappresentati, tra cui il Papa Clemente di Roma. L'idea che rappresenta questa visione è ancora un'idea di unità, un'idea di preghiera che si leva
comune. Ed è un po' un antidoto all'uso strumentale della cultura, della tradizione, che è diventata quasi una componente del conflitto in corso, quando si parla del mondo russo contrapposto al mondo occidentale e viceversa, non in senso inclusivo di una cultura, di una civiltà, ma in senso esclusivo, nella tentativo di costruire un nemico a tutto ciò che non si uniforma a quello che è lo standard di una semplificazione, di una caricatura della tradizione, della cultura, che sono sempre molto più complesse e ricche. Ma proprio nella terra ucraina, nell'alba della modernità, quindi alla metà del XVIII secolo, si sviluppa un movimento spirituale che riprende, rilegge e ripropone i testi della tradizione bizantina antica e si fa risalire a un nativo di Poltava, allora era al limite dell'impero russo, ma una terra già contesa tra lo Stato polacco-lituano e la Russia e l'impero asburgico, Paissi Velichkovski, una figura importantissima perché a lui fa riferimento l'inizio di un movimento monastico che non è solo ucraino, che non è solo russo, ma che è anzi internazionale. Alla sua scuola ci sono monaci greci, monaci moldavi, romeni, vengono monaci serbi, vengono monaci bulgari, che allora erano sotto l'impero ottomano, e monaci russi dalla Grande Russia, dove il governo imperiale aveva limitato strettamente il numero dei monaci che potevano essere ammessi ai monasteri. Nascita di questo movimento è un movimento effettivamente internazionale, il cui fine però non è una egemonia culturale, non è una ideologia, ma è la vita di preghiera, la vita secondo la tradizione monastica, ma rinnovata dalla preghiera interiore, dalla preghiera della mente nel cuore. È Paissi Velichkovski, infatti, che raduna, raccoglie i testi più antichi che parlano di questa preghiera, e vedremo poi alcuni di questi testi chiave, che li traduce in slavo ecclesiastico, che diventeranno poi il motore di rinnovamento della tradizione spirituale in Russia nell'Ottocento, e se voi leggete un romanzo di cui tutti avete sentito parlare, I fratelli Karamazov di Dostoevskij, nelle prime pagine trovate proprio il nome di Paissi Velichkovski, perché ha iniziato questo movimento degli starzi, cioè dei padri spirituali, di coloro che insegnano la preghiera del cuore, che insegnano il discernimento dei pensieri. Il grande libro che viene pubblicato a partire dalle traduzioni di Paissi, di una raccolta greca pubblicata a Venezia nel 1782, la Filocalia. Filocalia vuol dire antologia, letteralmente però è amore del bello e diventerà un po' l'idea della ricerca di una bellezza spirituale attraverso la purificazione della mente. Il titolo di questo libro, che viene pubblicato a Pietroburgo nella traduzione slava di Paissi Velichkovski nel 1793, dice Filocalia, ovvero discorsi e capitoli della santa sobrietà, raccolti dagli scritti dei santi padri,
nel quale Libro, attraverso la filosofia, cioè l'amore della saggezza, pratica e teoretica, la mente si purifica, è illuminata e diviene perfetta. Questo voluminoso volume di più di 1000 pagine in realtà serve a esercitare la mente in un modo molto simile a quanto abbiamo ascoltato oggi dai relatori che mi hanno preceduto. È una guida pratica e teoretica affinché la mente sia purificata dalle passioni, dai pensieri estranei, da ciò che turba la mente, dai pensieri che inducono al peccato, e trovi l'illuminazione e così pervenga alla perfezione. Queste tre parole le trovate nel corpus di Dionigi l'Areopagita e sono un po' il filone attorno al quale il compilatore greco della Filocalia ha raccolto questi testi. Il compilatore greco è Nicodemo Agiorita, ma il compilatore per il mondo slavo è Paissi Velichkovsky, il quale non solo traduce, ma crea una scuola di traduttori che traducono questi testi anche in moldavo, in romeno, e diventeranno il punto di partenza di un rinnovamento nell'Ottocento anche del monachesimo in Moldavia e poi in Valacchia. C'è quindi la possibilità di un internazionale spirituale, di un mondo ortodosso che non è nazionalista, che non è produttore di identità esclusive e quindi complice di conflitti. È un tempo anche quello di Paissi di conflitti, c'è la guerra russo-turca in corso, poi ci saranno nella generazione successiva le guerre napoleoniche, ma che prepara la pace interiore. Un lettore nella Russia del secolo successivo, che muore nel 1836, Serafino di Sarov, nelle foreste di Sarov, dirà: acquisisci la pace interiore e 1000 attorno a te troveranno la salvezza. Il cammino di questa pace interiore è segnato da l'acquisizione della quiete. La quiete è una parola italiana che traduce il greco esichia. Esichia è la pace interiore, l'assenza di rumore nella traduzione slava, bismolvie. Non c'è nulla più importante del silenzio interiore, del far tacere i pensieri contrari. Questa riscoperta della preghiera interiore, secondo i testi più antichi, non è senza contrasti all'inizio. Il movimento di Paissi viene guardato con sospetto, suscita molte polemiche e Paissi scrive delle difese, delle apologie della preghiera interiore, che dice che è non semplicemente una preghiera esteriore, ma è la preghiera fatta con arte dalla mente nel cuore. È una preghiera che è un'arte, anzi è l'arte delle arti. Ha bisogno di una tecnica e soprattutto ha bisogno di un preciso contesto di ascesi, di purificazione, di lotta contro le passioni. Potremmo dire, usando il titolo del nostro convegno, di disarmo interiore. Il monaco che si prepara ad acquisire questa preghiera, a vivere la vita esicasta, deve anzitutto imparare a non vivere per se stesso, a rompere, spezzare la volontà propria, cioè la volontà di dominio, lo spirito dell'egoismo, lo spirito della collera. Sono
i pensieri malvagi di cui parla un padre del IV secolo, Evagrio, quelle passioni che sradicano il cuore dalla sua propria realtà e lo lasciano in balia dei prigioni, delle potenze estranee. E questa ricerca dell'esichia diventa un po' il segno di questa corrente che percorre tutto il monachesimo orientale, in parte anche occidentale, che ha stagioni di fioritura e stagioni di decadenza e che con la modernità rinasce proprio in questa regione marginale, al confine degli imperi asburgico, ottomano e russo, e diventa però un percorso a cui attingono i grandi autori spirituali in Russia del secolo successivo. E al centro di questo movimento c'è una preghiera, preghiera che ha un'antichissima tradizione e che si condensa in una formula. La formula della preghiera esicasta ha una sua storia, una grande varietà, diciamo un po' quella che è la sua formula finale, che arriva anche in Russia già nel XIV-XV secolo, e sono poche parole. In russo sono 5 parole, in italiano sono un po' di più, e dice: Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me. Sono poche parole, in cui però riconosciamo due elementi importantissimi. È una preghiera del nome, perché nomina Dio, ma lo nomina nella forma di Gesù, Gesù Cristo, figlio di Dio. Ed è una richiesta di misericordia. Dietro la formula, però, c'è anche una tecnica della preghiera esicasta. Non è semplicemente la ripetizione di una formula, una ripetizione che è ancora usata oggi nei monasteri d'Oriente, ma che è anche diffusa tra i cristiani ortodossi, quella di dire sul rosario, invece che la formula dell'Ave Maria nell'Occidente, questa semplice formula ripetuta tante volte. È una preghiera del nome. Il relatore che mi ha preceduto, l'imam Mikhail Macci, ha ricordato la formula di preghiera «Non c'è Dio se non Dio», la preghiera che, per esempio, i sufi ripetono costantemente. È anche quella una preghiera del nome. Cioè un'analogia e anche, come accenneremo, più che una analogia. Ma non è solo la quantità, è soprattutto la modalità con cui questa preghiera nella tradizione esicasta viene fatta, e che nella Filocalia, in questo grande libro sulla purificazione della mente, viene codificata in alcuni autori. Non abbiamo qui il tempo di percorrerla tutta, ma ne prendiamo alcuni, un paio di testi con alcuni brevi commenti, perché sono il centro attorno a cui si sviluppa questa tradizione della preghiera fatta con arte dalla mente e del cuore, ed è anche la preghiera che Paissi difende e che costituisce un po' il filone sotterraneo, segreto della preghiera esicasta. Ci sono due testi che risalgono alla fine del XIII secolo in Bisanzio. E uno è sotto il nome del monaco Niceforo e l'altro è sotto il nome di Simeone il Nuovo Teologo, che è un grande santo del X secolo, muore all'inizio dell'XI secolo. Non è l'autore di questo testo, ma gli viene attribuito perché
Simeone il Nuovo Teologo è il teologo mistico per eccellenza, il teologo della visione di Dio, il teologo che dice a un certo punto io sono Dio, nel senso di dire la esperienza di Dio è talmente forte che il mio corpo è trasfigurato e posso sentire la presenza dello Spirito Santo in me in modo sensibile, anzi senza questa esperienza sensibile della vita spirituale non c'è una vera vita spirituale. Quando c'è il rinnovamento della vita spirituale a Bisanzio, compare una tecnica particolare di preghiera che non era attestata prima e che consiste nell'associare questa formula di preghiera monologica, cioè una preghiera che condensa in poche parole tutta la meditazione della scrittura, con la respirazione e la ritenzione della respirazione. È una preghiera che, secondo alcuni storici, tra cui Antonio Rigo di Venezia, arriva dalla tradizione dello yoga attraverso la mediazione delle fraternità sufi. Un'analogia che era stata notata già da Mircea Eliade, ma che non è mai stata documentata nei testi, ma il tempo in cui questa preghiera appare è anche il tempo dello scambio, scontro e scambio tra gli ottomani che stanno per invadere Bisanzio, che minacciano ormai già Costantinopoli, e i monaci che viaggiano tra un paese e l'altro. Quindi c'è stata probabilmente una trasmissione attraverso i monaci nelle isole greche di questa tecnica della preghiera, della ritenzione del respiro. E il testo pseudoepigrafico di Simeone, il nuovo teologo, dà alcune indicazioni che ovviamente sono molto sintetiche e essenziali, ma che presuppongono una scuola da un maestro. La tradizione ci dice appunto che uno degli altri grandi autori di questo tempo, Gregorio il Sinaito, aveva imparato questa preghiera da un maestro nell'isola di Creta e l'aveva poi insegnata ai monaci dell'Athos che non la conoscevano. Quindi c'è, al di là della conoscenza dei testi, una trasmissione da maestro a discepolo. Nel trattato sulla preghiera e l'illuminazione dello pseudo Simeone, il nuovo teologo, si dice allora: se tu vuoi imparare il modo della preghiera, te lo esporrò. Prima però devi acquisire tre cose e così ti potrai dirigere verso quello che cerchi. E le tre cose, se fate attenzione, sono proprio un modo di realizzare il disarmo interiore. Cioè, primo, l'assenza di preoccupazioni per le cose irragionevoli e per quelle ragionevoli, cioè la morte a tutto. L'assenza di preoccupazioni, la merimnia, il non essere distratti dalle cose del mondo. Secondo, una coscienza pura, custodendoti irreprensibile rispetto alla tua coscienza, dove non si tratta tanto dell'assenza di peccato, ma della vigilanza, la prosoche, l'attenzione, la presenza a se stessi, sapere quello che accade. C'è un detto dei padri che dice: ogni volta che si affaccia alla tua mente un pensiero, tu digli da dove vieni. Sei suscitato dal maligno o vieni da Dio? Non subito agganciarsi al primo pensiero che ci passa per la mente,
di collera, di reazione, di possesso, ma interrogarlo. L'attenzione è il non essere passivi, il non essere colti di sorpresa. E la terza condizione è la libertà da ogni passione, cioè imparare a essere completamente disarmati, a essere completamente liberi dalle passioni che ci legano. E poi viene il passo didascalico che dà delle indicazioni su come realizzare questa preghiera. Seduto in una cella tranquilla, in disparte, in un angolo, fa quello che ti dico. Chiudi la porta ed eleva la tua mente al di sopra di ogni oggetto vano e temporale. Quindi appoggia la barba sul petto, i monaci avevano tutti la barba, volgi l'occhio del tuo corpo assieme a tutta la tua mente nel centro del ventre, cioè nell'ombelico. Comprimi l'inspirazione che passa per il naso in modo da non respirare agevolmente. Esplora con la mente all'interno delle viscere per trovare il posto del cuore dove sono solite dimorare tutte le potenze dell'anima. Dapprima troverai oscurità e durezza, ma perseverando in quest'opera notte e giorno troverai, oh meraviglia, una felicità infinita. Una felicità infinita, quando la mente trova il posto del cuore e subito vede quello che non avrebbe mai creduto, l'aria all'interno del cuore e se stessa tutta luminosa e piena di discernimento. Questa descrizione, anche poetica, dice però una cosa importante, se fate attenzione, quando la mente trova il posto del cuore. Il cuore, nell'antropologia platonica, che poi ha ereditato anche la tradizione greca, da cui provengono questi testi, è la sede delle passioni, le passioni, il thumos, noi diremmo l'inconscio, gli antichi dicevano la passione incontrollata, il mito dei cavalli del Fedro, ma la mente trova il posto del cuore, cioè c'è una perfetta unificazione tra tutte le facoltà interiori e questa viene raggiunta anche attraverso una tecnica psicofisica di ritenzione del respiro, una tecnica che lo yoga chiama pranayama, su cui però non ho sufficiente competenze per soffermarmi, ma la ritenzione del respiro, la consapevolezza del respiro aiuta la discesa della mente nel cuore e questa attività diventa per i monaci esicasti il momento in cui si innesta la vera esperienza della preghiera che viene cristianizzata. Si unisce questa tecnica alla tradizione della preghiera monologica che troviamo già nei Padri del Deserto nel IV secolo, in cui dicevano per pregare di un versetto della Bibbia, ripetilo tutto il giorno. E il versetto del Vangelo che poi viene scelto è quello del cieco Bartimeo che dice abbi pietà di me e che viene unito a un altro versetto della Bibbia, Signore Gesù Cristo, e poi la letteratura successiva da Ignazio e Callisto Xanthopoli costruirà tutta una teologia su questa formula. Ma la formula che abbiamo detto prima, questa formula monologica, viene unita a questa tecnica che, come avete sentito finora, è una tecnica universale di preghiera, non è specificamente ortodossa o cristiana. E nel momento in cui la mente è completamente libera, completamente dentro
il cuore, ecco che la vigilanza è assoluta. Appena spunta un pensiero, prima che si completi e prenda forma, la mente lo scaccia e lo annienta con l'invocazione di Gesù Cristo. Allora la mente, piena di risentimento nei confronti dei demoni, desta la collera secondo natura e colpisce cacciandoli i nemici spirituali. Ecco, in quel momento lì, raggiunta la quiete, la lotta spirituale ha veramente successo, veramente i pensieri estranei vengono annientati, vengono distrutti. E non è un caso che, per esempio, nella sua Apologia della mente e del cuore, Paissi dirà: questa preghiera è una spada formidabile, è una spada terribile, non bisogna darla a tutti perché è pericolosa, ma si riferisce proprio a questa operazione spirituale. Forse temeva che una sua volgarizzazione portasse a un fraintendimento di quello che è il senso della lotta spirituale, che è essenzialmente una lotta contro se stessi, contro la incapacità di lasciare che sia Dio a regnare, cioè che sia il contatto con l'assoluto a dominare e non le nostre passioni che in realtà ci legano. Avete sentito che nella preghiera si dice che l'orante deve guardare l'ombelico, questa espressione che indica proprio il centro del cuore creerà grandi controversie già nel XIV secolo, le famose controversie esicaste contro cui non mi soffermo, ma è interessante perché nella versione che sarà stampata a Pietroburgo, questa parola viene cancellata, ma nei manoscritti di Paissi si trova, quindi evidentemente Paissi aveva più rispetto dei testi che trovava in greco e soprattutto penso aveva una pratica di questa preghiera che invece gli editori a Pietroburgo non avevano, ma si limitavano alla dottrina. Questa grande raccolta di testi ha un seguito e nella metà dell'Ottocento compare una serie di testi, di racconti che poi verranno pubblicati per la prima volta nel 1881. Sono i racconti di un pellegrino, la parola russa è strannik, colui che va, che non ha meta, non è il pellegrino che va per un pellegrinaggio in un luogo, che va a Gerusalemme o che va a un santuario, che ha un altro nome. Lo strannik è lo straniero, è quello che va per agrum, come pellegrino nel senso di non avente fissa dimora, il senza fissa dimora. Ma il suo peregrinare è mosso non da una meta fisica o geografica, ma da una domanda. Ed è affascinante perché l'autore fa iniziare tutta l'inchiesta spirituale di questo piccolo libretto con una parola della lettera di Paolo ai cristiani di Tessalonica, 1 Tessalonicesi 5, in cui si dice: pregate incessantemente, pregate incessantemente. E ascoltando questa parola, l'autore anonimo va dal prete e dice: come? Com'è possibile pregare incessantemente se io devo anche dormire, mangiare, lavorare? Cosa vuol dire pregare incessantemente? Va da un prete, va da un teologo, va da un predicatore famoso e tutti lo mandano via a male parole. Prega, fai come ti si dice, scritto così, cosa continui a fare domande? E la vicenda è molto interessante perché poco a poco il pellegrino va da
da un interlocutore a un altro finché trova un padre spirituale, uno starez, un anziano che è abitato dalla preghiera, che ha esperienza della preghiera, che vive l'esperienza della preghiera e che gli insegna come deve pregare. Il monaco mi parlò così: l'incessante preghiera interiore di Gesù è l'invocazione, senza interruzione né intermissione, del divino nome di Gesù Cristo con le labbra, la mente e il cuore. Pensando che egli è sempre presente, implorando la sua misericordia in tutte le sue, in tutte le occupazioni, in ogni luogo, in ogni tempo, persino nel sonno. Con queste parole, Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me. Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me. In slavo sono 5 parole e il commento dei padri è, con riferimento alle lettere di Paolo, preferisco dire 5 parole con intelligenza che tante parole senza senso. Le 5 parole dicono sono queste: Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me. E l'anziano monaco gli insegna il metodo del racconti del pellegrino russo, è diverso da quello che avete ascoltato prima nel passo dello pseudo Simeone, ed è basato sulla quantità. Gli insegna a ripetere la preghiera 100 volte, 200 volte, 300 volte, 1000 volte, un numero esorbitante di volte finché diventa quasi un automatismo e la preghiera a un certo punto diventa per lui una seconda realtà. Si sveglia nel sonno sorpreso dalla preghiera, ma soprattutto questa preghiera diventa una preghiera della mente nel cuore, fatta con le labbra. A un certo punto le labbra si muovono da solo o impercettibilmente nemmeno si muovono e la preghiera continua a essere presente in lui nella mente. E l'effetto è quello di vedere trasfigurate tutte le cose. Vede con simpatia le persone che incontra, vede con entusiasmo la natura che lo circonda, sa perdonare le offese che gli rivolgono, vive con gratitudine anche le situazioni più difficili. La trasfigurazione non è esterna, ma è una trasfigurazione dello sguardo del pellegrino e in lui risuona solo la preghiera. È interessante questa ricomparsa della preghiera di Gesù, ma della preghiera del cuore, cioè non semplicemente la formula che era nota anche alla pietà popolare, ma la sua ininterrotta presenza nel cuore dell'orante. E il libro che l'anziano monaco affida al pellegrino per continuare la sua scuola, il suo esercizio di preghiera, è proprio la Filocalia, la raccolta dei testi sulla purificazione della mente e sulla illuminazione della mente, pubblicata nel 1793, che effettivamente conosce nell'Ottocento molte ristampe in slavo ecclesiastico, poi viene tradotta in russo alla fine degli anni 80 dell'Ottocento da Teofani, ma siamo già in un'altra temperie spirituale. Percorso del pellegrino non prevede questa tecnica di respirazione, anche se in alcuni punti lui legge dei testi della Filocalia che non capisce. Allora il suo padre spirituale gli appare in sogno e gli dice: no, ma non devi leggere questi testi che sono più teologici, quelli di Callisto Angelicude, devi iniziare a leggere quelli di Gregorio il Sinaita, che insegna proprio a entrare nella cella, a sedersi, ad appoggiare
la barba sul petto e a ripetere con costanza questa preghiera. E in un testo riportato da un altro autore della Filocalia, Niceforo Monaco, un autore del XIII secolo, c'è una antologia che precede la parte tecnica della preghiera dei padri, da Antonio il Grande a Simeone, il nuovo teologo, e tra gli altri parla del Paolo di Latros, che dice: imparate a sorvegliare il vostro cuore, cioè la custodia del cuore, la difesa del cuore, fulache tiscardias, e a alimentare le buone sementi del cuore e a cacciare quelle cattive. Mi era venuto in mente questo passo dopo aver sentito la conversazione di questa mattina. Il fine di questa preghiera è l'unione con Dio. La perfezione è effettivamente l'unificazione con Dio. È un passo di Gregorio il Sinaita che dice: l'arma più grande, Gregorio Sinaita è un autore del XIV secolo, molto importante per il mondo slavo, perché nella sua scuola Paroria in Bulgaria c'erano monaci greci, ma c'erano anche monaci slavi che traducono i suoi testi in slavo. Molte sue opere le abbiamo solo nella traduzione slava, e attraverso la traduzione slava arriveranno a un autore come Nils Sorski, che muore nel 1508, che sarà uno degli autori che ispirano anche Paissi. Quindi abbiamo queste correnti spirituali sotterranee che passano attraverso la trasmissione di padri spirituali, ma anche di testi e di traduzioni. Scrive Gregorio il Sinaita: l'arma più grande che si deve avere nella preghiera è l'afflizione, per non cadere nella presunzione e per conservarsi incolumi, avendo scelto per sé la gioiosa tristezza. È una la carmolipi, la gioiosa tristezza. È tristezza perché richiede sforzo, richiede combattimento, richiede fatica. Gioiosa perché riempie il cuore di gioia e di esultanza. Il sobbalzo del cuore, dirà Gregorio il Sinaita, quando si scopre in se stessi la presenza dello Spirito Santo, con un riferimento all'episodio lucano dell'incontro tra Maria ed Elisabetta, in cui si dice: il bambino ha sobbalzato nel mio grembo, e il monaco dice: il cuore sobbalza, c'è un sobbalzo dello Spirito quando riconosce in sé la presenza di Dio. È una gioiosa tristezza perché è sempre accompagnata dalla compunzione del cuore, ma consolata dall'abbraccio della presenza divina. La preghiera senza errore, scrive Gregorio, è il calore della preghiera di Gesù che ha gettato il fuoco sulla terra. L'ha gettato sulla terra del nostro cuore, perché è una preghiera che brucia le passioni come spine e infonde nell'anima letizia e gioia, e non viene da destra o da sinistra o dall'alto, cioè dall'esterno, ma sgorga nel cuore come sorgente d'acqua dello spirito vivificante. Ecco, è questa preghiera che realizza il completo disarmo interiore, e in questa disarmata letizia il monaco o colui che attinge lo Spirito Santo attraverso la preghiera. È interessante, per esempio, che il pellegrino dei racconti è un laico, non è assolutamente un monaco, è una preghiera per tutti, ma è l'acquisizione dello Spirito Santo che è ormai aperta a tutti, ed essa sgorga dal cuore e realizza quella perfetta pace interiore, quel perfetto disarmo interiore, che però è capace di realizzare la pace e la salvezza a migliaia che sono attorno a noi. Grazie. Grazie mille. Ring-
ringrazio ad Alberto Mainardi per questa veramente interessantissima relazione. E adesso dovremmo avere una connessione su Zoom con... c'è già? Eccola. Con... con la nostra relatrice, con la Swamini Sudananda Giri. Benvenuta. E quindi partiamo subito, quindi presento la Swamini, è laureata in lingue e civiltà orientali all'Università di Studi La Sapienza di Roma, e ha dedicato la sua esistenza alla realizzazione dei più alti scopi spirituali vivendo in un monastero induista, dove diventa Sannyasini, monaca indù, nel 2009. È membro dell'Unione Induista Italiana e referente per la stessa della Commissione Scuola e Cultura e per il Dialogo Interreligioso. Tiene lezioni di induismo e storia dell'arte indiana all'interno di corsi di formazione, nonché lezioni di induismo nella scuola primaria e secondaria in occasione di progetti educativi interculturali. Collabora con la casa editrice Lakshmi ed è autrice di Lampi di Luce, Arte e Movimento nella Cultura dell'India. Do adesso la parola alla Swamini Sudananda Giri. Grazie. Namaste a tutti. Buonasera. Vi ringrazio per questo invito, mi dispiace non essere riuscita a essere in presenza all'ultimo voto in place. Spero mi sentiate bene, io ho un po' di ritorno di suono, ma se non lo sentite vado avanti. Non ho sentito. Sì, sì, ti sentiamo molto bene. Perfetto. Io no, ma... Io volevo iniziare con un momento, con una preghiera, che è uno Shanti Mantra, visto appunto. Sarvesham Swastir Bhavatu, Sarvesham Shantir Bhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu, Sarve Bhavantu Sukhinaham, Sarve Santo Niramayah, Sarve Bhadrani Pashyantu, Bhavastu Dukkha Bhavet. Om Shanti 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 Harihi Om. Om Lokal Samastha Sukhino Bhavantu, Sarve Janah Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Namaste a tutti, e desidero ringraziare Nariga per questo invito e soprattutto per tutti gli interventi di questa giornata, che sono stati oltre che di grande ispirazione ma anche di profonda condivisione e anche di esperienza concreta di dialogo, di vicinanza. E, il mio intervento è l'inspiro e l'espiro dello yogin, quindi
non violenza, e mi fa piacere questa assonanza anche nell'intervento di chi mi ha preceduto, quindi questo inspiro ed espiro come forma appunto di preghiera. E, nella tradizione induista, quindi nel Sanatana Dharma, vi è un richiamo incessante all'unità, questa idea di totalità che appunto trascende tutta la manifestazione. E quindi fin dal periodo vedico, che sappiamo una visione ciclica del tempo, la storicità, almeno nella tradizione indiana, non ha una grandissima, come dire, non viene dato grande valore all'aspetto storico, e quindi se dovessimo datare il Veda avremmo qualche difficoltà da un punto di vista tradizionale, perché il Veda si ritiene essere anadi, quindi senza inizio, e sanatana, cioè eterno. E perché questo? Perché appunto, sì, scusatemi, mi chiedono di mettermi delle cuffiette, me le metto subito. Così va meglio? Mi sentite meglio? Se no posso mettere un microfono aggiuntivo per il problema. Sì, sì, non si sente. Sì. Ti puoi mettere le cuffie? Sì, ce l'ho, in realtà non si vedono, ma ci sono. Aspettate, forse così erano connesse. Meglio? Mi sembra di sì. Sì. Bene, io sento un audio disturbatissimo, spero non si senta lo stesso in sala, perché sento... No, in sala si sente. Si sente. Si sentiva solo prima un rimbombo della sua voce, ma adesso va meglio. Grazie. Vabbè. Quindi, dicevo, c'è questo fin dall'antichità, quindi abbiamo detto il Veda eterno e Sanatana, però appunto fin dagli albori si pone ai rishi, quindi a queste figure di saggi veggenti, il problema della violenza, perché banalmente anche nel momento stesso in cui dobbiamo sopravvivere, quindi mantenere la vita, inevitabilmente compiamo violenza, perché se pensiamo anche all'alimentazione, al nutrirsi, inevitabilmente comporta gradi più o meno grandi di violenza, che sia diciamo lo strappare una foglia, lo strappare della verdura, oppure fino ad arrivare all'uccisione di altri esseri. Inevitabilmente la vita si regge sulla violenza, quindi sul dolore. E questa è anche una legge, il dharma degli animali. Di certo l'animale, la tigre che mangia l'antilope, non compie un male, cioè come dire, non ha una colpa in se stessa, perché è la sua stessa come dire, legge dharmica della sopravvivenza. Quindi queste riforme portarono appunto agli albori del pensiero, della tradizione spirituale dell'India in generale, dell'induismo nel caso appunto specifico di cui appunto vi parlo, ad analizzare il problema di fatto del male, il problema della violenza. E quindi questo andando avanti nella riflessione si vede, si scopre che la violenza, estirpare la violenza completamente dalla vita è impossibile. Perché per mantenerla, abbiamo detto, la stessa legge della marcia niaia, quello che è appunto il concetto del pesce grande mangia il pesce piccolo, cioè quindi tutta la vita si regge sul nutrire o nutrirsi a vicenda. Però inevitabilmente quello che si è appunto affrontato è quanto si possa diminuire questo impatto che ciascuno di noi ha appunto nel mondo, nella vita, e quindi cercando di diminuire, di limitare questo grado di violenza.
Lo stesso Gandhi, che è appunto la figura del Mahatma Gandhi, sappiamo essere appunto il portavoce, forse massimo, sicuramente in Occidente, di quella che è conosciuta come il Satyagraha, cioè vuol dire essere fedeli, essere aggrappati quindi a Satya, e quindi dove per Satya lui intendeva verità, cioè Mahatma Gandhi diceva: Dio è verità, la verità è Dio, e quindi la non violenza, che in sanscrito viene definita come ahimsa, come una a privativa di himsa, cioè di tutto ciò che nuoce, di tutto ciò che inficia la vita e quindi porta dolore, è considerata appunto non violenza. E lo stesso Gandhi, e qui cito, diceva: riguardo i termini, nessuna attività e nessuna occupazione è possibile senza un certo grado, per quanto limitato, di violenza. La stessa vita è impossibile senza un certo grado di violenza. Ciò che dobbiamo fare è limitare questa violenza. Scusate, solo un attimo, eccoci. È limitare questa violenza per quanto è possibile. In effetti, la stessa espressione non violenza, un'espressione negativa, sta in uno sforzo diretto ad eliminare la violenza, che è inevitabile nella vita. Ma poiché ogni attività in una certa misura implica la violenza, tutto ciò che possiamo fare, questo l'ho già letto, questo non è possibile senza una fede profonda nella non violenza. Pensate ad un uomo che non commette nessun vero e proprio atto di violenza, che lavora per guadagnarsi da vivere, ma che è continuamente divorato dall'invidia per la ricchezza e il benessere degli altri. Questo uomo non è di certo un uomo non violento. Un'occupazione non violenta è un'occupazione che sia fondamentalmente libera dalla violenza e che non implichi lo sfruttamento o l'invidia nei confronti degli altri. Quindi qua entriamo, diciamo, grazie alle parole del Mahatma Gandhi, in una complessità di quello che consiste, di quello che comporta essere persone non violenti. E quindi qua nella speculazione, anche poi nell'ortoprassi della tradizione induista, in particolare dello yoga, entriamo appunto in quello che è un'analisi della nostra interiorità, cioè non è possibile fare la pace, se vogliamo dire così, senza essere in pace. E quindi questo essere in pace implica un lavoro, una grande battaglia, se vogliamo dire così, per usare quasi un ossimoro, una battaglia contro cosa? Contro tutte quelle forze, tutte quelle tendenze che ciascuno di noi esseri umani ha, e che sono definite, secondo appunto sempre un termine sanscrito, sono definite adharma, dove per dharma intendiamo tutta quella legge, quell'insieme di principi che sostengono la vita, che sostengono l'armonia, che sono definiti come l'ordine cosmico che appunto crea il bene comune, crea quello stato di pace non solamente per noi stessi, ma appunto per tutti gli esseri. Quindi questa lotta di cui le scritture fanno spesso riferimento, questa lotta è una lotta interiore che appunto deve presupporre una grande energia, cioè una grande anche determinazione, una grande anche un grande tapas, proprio per usare un termine. Tapas è un termine che significa anche fuoco, significa appunto avere una passione costante, un'attenzione costante per sconfiggere appunto tutte queste forze che si oppongono al bene. E ciò significa appunto, come è stato detto questa mattina in modo eccelso, appunto il fatto di dire: non concentriamoci sempre su tutto ciò che è negativo. Quando vediamo sorgere un pensiero d'ira, non focalizziamo l'attenzione sull'ira, perché questo significa inevitabilmente alimentare la rabbia, ma piuttosto cerchiamo di sviluppare l'opposto. Questo è un concetto che nello yoga è molto presente. Quindi per vincere una tendenza, cioè per sviluppare, se sono una persona, adesso faccio l'esempio dell'ira, ma questo può essere applicato a qualsiasi tendenza adarmica che quindi non favorisce uno stato pacifico della mente e del cuore,
cerco quindi, devo, il mio sforzo sarà quello di sviluppare la qualità opposta. E quindi in questo modo, in un certo senso, tolgo forza, tolgo nutrimento a questi, a queste tendenze, in fondo, se vogliamo definirle con un termine demoniaco, anche se appunto è un termine che andrebbe spiegato, quindi quando parlo di demoniaco faccio riferimento a quella dicotomia che nella cultura tradizionale è tra Deva e Asura, cioè Deva sono entrambi, Deva e Asura sono entrambi figli di uno stesso padre, che è Prajapati, che è, diciamo, colui che dà vita, cioè colui è il progenitore di tutti gli esseri, e sono suoi figli Deva, cioè gli esseri celestiali luminosi, e gli Asura, che anche in questo caso una privativa, tutto ciò che appunto si porta buio, oscurità. Quindi questa lotta tra Deva e Asura è quella che in fondo è una lotta che viviamo costantemente dentro di noi, che il nostro corpo per sopravvivere vive continuamente, anche da un punto di vista fisico e biologico, quindi la lotta tra batteri buoni e batteri che devono essere sconfitti affinché appunto la vita possa mantenersi. Quindi tutto è, in questo processo anche fenomenico, un continuo combattimento. Ciò significa però che non siamo vittime, comunque non dobbiamo rimanere incagliati in questa dualità, in questa polarità, perché lo scopo, quindi il fine dell'uomo, degli esseri in generale, perché nella visione tradizionale appunto non solamente gli esseri umani raggiungeranno il moksha, cioè raggiungeranno lo scopo ultimo della vita, quindi è l'emancipazione da questo ciclo di nascite e morti, quindi anche inevitabilmente questo ciclo di sofferenze, ma tutti gli esseri in una progressione di tempo raggiungeranno questo stato, quindi il concetto di Krama Mukti, quindi tutti gli esseri hanno questo cammino, condividono questo cammino verso questo verso Mukti. E quindi questa visione, lo scopo dell'uomo e di tutti gli esseri è quello di emanciparsi, cioè di ritornare a questo stato di unità, cioè questo stato di totalità, di Ekam, che nel Veda appunto Ekam è un sinonimo di assoluto, di Dio, e che appunto ognuno di noi è chiamato a riscoprire. E quindi in questa battaglia appunto tra forze contrapposte, lo yoga, e qui ecco un po' il titolo del mio intervento, lo yoga si pone sia come mezzo ma anche come fine. Sappiamo che la parola yoga, che è abusata in questi nostri giorni, no? Lo yoga, cioè lo yoga della risata, lo yoga del cioccolato, cioè lo yoga ha sviluppato una fantasia incredibile nelle varietà più possibili di definizione dello yoga, però di fatto lo yoga nasce come mezzo ascetico nell'induismo. E la parola yoga significa, nella sua radice etimologica, da yuj, yujir, vuol dire unione, vuol dire appunto, a seconda delle visioni teologiche, delle visioni dottrinali, di fatto comunque lo yoga significa riscoprire quello stato di samatha, cioè quello stato di equanimità, quello stato di samadhi, secondo lo Yoga Sutra di Patanjali, che significa appunto essere unito, sama, cioè essere uguale, essere nello stesso stato di adi, cioè dell'assoluto, quindi essere in uno stato che va oltre la dualità, che va oltre questa polarità che crea il conflitto. E questa visione dello yoga, questa visione, questa finalità dello yoga spesso ha fatto, ha creato lo stereotipo, ha creato un po' questa visione errata del monaco, quantomeno dello yogi, come colui che in un certo senso si allontana dal mondo, quindi un po' una sorta di fuga dal mondo, e non si preoccupa più anche delle problematiche, o quantomeno non entra a far parte di queste che sono le tensioni che fanno parte della società o di stati appunto che riguardano l'umanità, quasi una sorta di quasi egoismo spirituale, no? Nelle visioni un po' più stereotipate, o comunque anche in una sorta di pregiudizio nei confronti dell'induismo in genere. Questo è errato per una questione, per un principio fondamentale che è alla base del concetto appunto dello yoga stesso, perché lo yoga mira, che cosa? Mira a portare alla consapevolezza, cioè a riscoprire quella consapevolezza di noi stessi
che di fatto è questo, è molto bello risentire queste assonanze anche con l'intervento di questa mattina, cioè questa consapevolezza dell'attimo presente, cioè quindi per poter, come dire, cercare di non essere persone, quindi per sviluppare un disarmo interiore, per non essere persone combattive in senso negativo del termine, dobbiamo cercare di imparare, questo lo yoga ce lo insegna, a essere persone che agiscono, che imparano ad agire piuttosto che a reagire nel modo sbagliato. Ecco, quindi questo lo si fa, che cosa? Lo yoga in questo senso diventa mezzo, lo yoga ci fornisce una serie di tecnologia, se vogliamo dire così, spirituale, che parte da quello, diciamo, con cui abbiamo più a che fare, ma che conosciamo paradossalmente meno di tutti, che è il nostro corpo. E quando si intende corpo, si intende appunto il sistema di mente, corpo, emozioni, e fino ad arrivare, infatti, nella progressione, si parte dal corpo, si ascolta il respiro, si vedono le emozioni, come dire, si inizia e si pratica la concentrazione, fino a poi ad arrivare a questo stato di dhyana, questo stato di concentrazione sempre più prolungata, fino a che non si sfocia nel principio del samadhi. E uno potrà chiedersi, vabbè, ma cosa c'entra questo con il concetto della pace? Ecco, questo stato in realtà che cosa porta? Porta a uno studio, a un'analisi di noi stessi e soprattutto alla capacità di fare cosa? Di fare spazio. Se ci pensiamo, nella società di oggi siamo bombardati da rumori, siamo bombardati da messaggi, siamo bombardati, i sensi sono completamente stimolati, no? Anche ad una velocità sempre più accelerata. Ecco, quindi quello che poteva essere complicato, se pensiamo ai saggi veggenti che meditavano e quindi cercavano di entrare dentro se stessi nelle profondità delle foreste, quindi in una situazione paradossalmente più facilitata, che immaginiamo in un contesto come quello di oggi, dove anche la stessa società è accelerata, dove i tempi, gli spazi sono sempre più costipati, ecco, questo diventa una sfida ancora maggiore. Però è sempre più urgente, perché più questo diventa, come dire, diventa un veleno che avvelena la nostra mente, il nostro cuore, più in un certo senso questa velocità diventa anche motivo e sorgente di violenza. Perché se ci pensiamo, questa incapacità di avere, come dire, spazio tra una parola e un'altra, tra un pensiero e un'altra, tra come dire, un'emozione e un altro, ci impedisce anche di ascoltarci e di ascoltare gli altri, di ascoltare l'altro. E nella tradizione, appunto, nella visione della, come dire, quello che è il concetto anche del saluto, no? Spesso si fa questo riferimento che è Namaste, il Namaste implica proprio questa idea di unità, questa idea di sacralità, cioè quindi quando si parla dell'altro in realtà sto parlando di me stesso, io sono l'altro e l'altro è me stesso, quindi per riuscire a sviluppare veramente questo stato di unione, questo stato di empatia, inevitabilmente devo fare spazio, cioè quindi devo lasciare dei momenti di silenzio, dei momenti in cui ci diamo la possibilità di ascoltarci. E tante volte quelli che sono i processi dei conflitti, da quelli più, come dire, quotidiani, che possono andare dal conflitto con il fratello, il confratello, la consorella in un monastero oppure nella famiglia, cioè tante volte i conflitti nascono proprio da cosa? Dal voler imporsi o anche tante volte dal non capirsi, perché non ci si sa più ascoltare, no? Tante volte quando l'altro parla non si ascolta, si pensa già a quello che uno deve rispondere, no? Perché si è stuzzicati nella propria magari individualità, nel proprio egoismo, quindi il concetto anche di ego. Quindi tutto questo procedimento, tutto questo processo è anche un processo di purificazione dei sensi, purificazione dove appunto si intende questo portare i sensi, quindi la vista, il tatto, l'ascolto, l'odorato, come dire, ad elementi, ad oggetti nobili. Quindi ecco che in questa visione sia lo yoga, quindi attraverso le tecniche, è stato citato prima il pranayama nello stato, diciamo, più alto, significa proprio essere
consci, essere completamente immersi in quello che è la legge del prana. Prana non è semplicemente respiro, ma è qualcosa di più. Prana è la stessa sorgente divina, cioè prana è tutto ciò che in un certo senso alimenta e nutre l'universo, quindi il prana è sia l'origine che il fine, se vogliamo dire così. Quindi pranayama è il controllo del prana, cioè essere consci di questa nostra identità con la sorgente divina, con la sorgente assoluto. E questa sorgente, quando si riscopre, in realtà non diventa un processo che ci allontana, ci divide dagli altri, ma al contrario diventa un processo che unifica e ci crea armonia interiore, ma questa armonia si, come dire, si espande, si allarga a tutti gli esseri, quindi agli altri esseri viventi, ma a tutti gli altri esseri animali, piante, perché in questa concezione appunto di unità c'è un forte richiamo anche alla sacralità di tutto ciò che vive, di tutto ciò che esiste. E quindi in questo processo di, appunto, di armonia, la chiave, se vogliamo dire così, per realizzare, per sviluppare una pace autentica è quella di, una delle chiavi è quella di sviluppare amicizia. L'amicizia è una delle qualità più alte, più nobili, che sono citate anche nei testi stessi, nelle scritture stesse induiste, e nell'ambito appunto della coscienza divina non vi è vicinanza più intima e profonda di quella che è appunto la sublime amicizia, che viene chiamata con diversi nomi, uno tra questi è Paramitra, la soglia che appunto è anticipa l'unione suprema, che è Tadatmya. Quindi l'amicizia trascende ogni diversità di stato, di ruolo, di religione e di genere. E nella Shruti, quindi nella rivelazione, nei testi tra cui il Veda, troviamo vari tipi di amicizia, sono citati con nomi distinti. Però al di là delle varie caratteristiche che adesso appunto non stiamo qui ad elencare, è importante riconoscere che l'amico è colui che si sente vicino, partecipa alle gioie e dolori e che comunica l'uno all'altro, con il quale siamo legati da un abbraccio del cuore, Hridaya Sambandha. Questo concetto, che può sembrare, come dire, scontato, banale, se noi però lo estendiamo, cioè il nostro amico non è solo chi appunto è il nostro compagno di viaggio, solo chi è il nostro amico d'infanzia, amico è tutto l'universo. Allora se noi riusciamo, e questa un po' è la sfida e anche la chiamata, a riconoscere tutti gli esseri come nostri amici, riusciamo anche a sviluppare questo stato di, come dire, queste tre qualità che sono racchiuse nella parola cuore, che in sanscrito si dice appunto Hridaya, e secondo una traduzione non etimologica ma come dire esoterica, Hridaya è formata dalla radice di tre parole fondamentali che sono R, e quindi il cuore. Hridaya è la sede di R, che vuol dire umiltà, da compassione, e Ya, autocontrollo. Quindi l'amico è colui che ha un abbraccio nel cuore e quindi che ha umiltà, che ha compassione, che ha autocontrollo. Ecco, queste tre qualità sono quelle che ciascuno di noi è chiamato in un certo senso a sviluppare, perché senza umiltà ci sarà arroganza e l'arroganza porta conflitto. Senza compassione non avrò la capacità di sentire il dolore, di sentire l'altro, quindi che appunto può essere felice o triste, e senza autocontrollo i miei sensi andranno come cavalli liberi senza redini verso appunto direzioni anche autodistruttive e distruttive. Quindi queste tre qualità sono le tre qualità, diciamo, cardine, fondamentali, grazie alle quali si riesce a sviluppare e a mettere in pratica nella propria vita la ahimsa, cioè la non violenza. E questo concetto appunto di ahimsa è anche quella che si estende, e nelle scritture c'è un richiamo anche molto, molto forte sempre, ad avere uno sguardo di questa, diciamo, questa amicizia a tutti gli esseri. Nello Shukla Yajurveda si legge Mitra Swaha Chakshu Saha Sarvani Bhutani Samiche. Io guardo a tutti gli esseri viventi con gli occhi di un amico.
e così ancora nel Mahabharata, conosce davvero il Dharma colui che è sempre amico di tutti. Quindi questa amicizia si accompagna alla maturità della Ahimsa, cioè alla non violenza. Ancora, Sarvata Sarvada Sarvabhutanam Anaviroha, assenza di ostilità verso tutti gli esseri, in ogni modo e in tutti i tempi. Quindi questo, diciamo, questi moniti, questi suggerimenti, questi insegnamenti ci insegnano che cosa? Ci insegnano ad avere empatia, avere una visione equanime che non fa distinzione. Quindi è quello che anche nella Bhagavad Gita si ricorda più volte, cioè vedere il sé in tutto e il tutto in sé. Quindi questa visione, ovviamente, come dire, a livello teorico è semplice, messa tradotta nella vita di tutti i giorni, è uno sforzo, un impegno che richiede agilità, abilità e anche attenzione costanti, perché come appunto ci ricorda e ci insegna sempre la Bhagavad Gita, per controllare la mente, a un certo punto Arjuna si rivolge a Krishna, appunto, che è il sé, questa visione assoluta che guida, no, Arjuna in questo campo di battaglia, ed è curioso in questo senso, appunto, se una cultura così imperniata nel concetto della pace, della Ahimsa, quindi nella ricerca di Shanti, no, che viene citata più riprese anche nei testi, eppure abbiamo un testo che parla proprio di una battaglia, in un campo di battaglia in cui si confrontano due schieramenti nemici. Quindi Arjuna, che vi è chiamato a combattere, si rivolge a Krishna e gli dice: ma come faccio a controllare la mente? La mente è così complicata da controllare che appunto sono preso dallo sconforto. E il Signore, quindi espressione divina, gli dice: è vero, hai ragione, la mente è difficile da controllare, ma quello che è necessario è abhyasa, cioè la costante applicazione, il costante esercizio, e vairagya. Vairagya è il concetto di non condizionamento, cioè di non essere preso dal frutto delle proprie azioni, essere vigile, quindi avere una signoria su tutto, diciamo, il nostro sistema mente, parola e azioni. Quindi sono i tre campi in fondo della non violenza. E quindi però attraverso Abhyasa e Vairagya è possibile, è difficile ma si può. E quindi questo è anche quello che ci, in un certo senso, ci sprona a non demoralizzarci nei momenti anche di difficoltà, quando vediamo appunto in situazioni spesso più grandi di noi, come possono essere le guerre, come possono essere i conflitti, che ahimè fanno parte di questa dimensione duale, però come... Prendendo a prestito appunto le parole sempre di Mahatma Gandhi, dice: sì, cambiamento che puoi vedere nel mondo. Quindi attraverso anche una metodologia che di fatto è una metodologia scientifica, perché lo yoga, e questo è molto bello anche sentire l'affinità con quanto è stato detto questa mattina, lo yoga è un sistema scientifico perché richiede un'applicazione costante, e applicandosi in un certo modo il risultato è sicuro, quindi si può provare scientificamente. Quindi se è vero che, come dire, tante volte può sembrare quasi l'aspetto mistico, l'aspetto religioso quasi meno concreto da una certa prospettiva più materialista forse che magari i risultati scientifici, ecco, questa visione cambia completamente il paradigma, perché secondo appunto la visione, l'ortoprassi induista, la fede, il credo non è un dogma, cioè non è un qualcosa che viene dall'alto che uno deve apprendere, ma in realtà di fatto è un'esperienza concreta che quindi si fa proprio con, ciascuno di noi fa esperienza, ciascuno di noi può avere una visione diversa, ma diventa appunto una certezza, un'esperienza reale che si acquista. E quindi questo credo sia anche
uno stimolo ad avere sempre, a mantenere sempre quello spiraglio di luminosità, di luce anche nei momenti più bui. Si parla nelle scritture che siamo nel Kali Yuga, quindi questa era oscura, in cui sicuramente il Dharma, quindi questo aspetto del bene, dell'ordine, è vinto per tre quarti dalla Dharma. Quindi diciamo che i tempi non sono semplici, ma questo non abbiamo difficoltà a crederlo, basta leggere un giornale o avere appunto sentire un telegiornale per poterci rendere conto. Però questo non deve appunto lasciare spazio alla, come dire, alla rassegnazione, anzi il contrario, ci deve spronare a mettere in pratica quelli che in fondo sono le nostre profonde convinzioni, che e in questo entra anche il ruolo importante delle religioni, perché se è vero che da un punto di vista sociale, da un punto di vista culturale, spesso le religioni, quando entrano nella dimensione storica, nella dimensione orizzontale, sono stati e lo sono ancora cause di guerra, perché vengono spesso prese come alibi per appunto stimolare i conflitti, però nella loro essenza, nel loro cuore, di fatto le religioni vogliono e cercano appunto di sviluppare questo stato di amore, ciascuno poi lo chiama, lo declina in modi diversi, ma di fatto cercano questo stato di pace, questo stato di unità, di questo sentirsi parte di una famiglia umana, come appunto Vasudeva Kutumbakam, un verso dice appunto: il mondo è un'intera grande famiglia. E quindi appunto questo è il nostro, come dire, il nostro onere e onore di poter, ciascuno di noi, con i nostri sforzi, con i nostri limiti, anche accettando appunto il percorso che a volte può essere difficile, però possiamo fare un passetto verso appunto verso la luce piuttosto che verso le ombre. Quindi siamo a metà, no? La nascita come esseri umani è una benedizione, si dice, no? Nelle scritture. Perché? Perché gli esseri umani, a differenza di altri esseri viventi, possono scegliere, cioè hanno questo grado di vairagya, anche di viveka, cioè di discernimento maggiore, e quindi hanno anche una maggiore responsabilità. E quindi nella scelta di quello appunto che si mangia, di quello che si veste, di quello che si sceglie di vivere o di non applicare, ecco. Ma questo appunto volevo, non so il tempo, non vorrei neanche sforare e togliere tempo alle domande, quindi ditemi voi se devo fermarmi. No, c'hai ancora tempo, un quarto d'ora. Scusate, ho perso un pezzetto di... Pronto. Ancora un quarto d'ora, d'ora di tempo. Grazie, magari mi fermo prima, così lascio anche spazio eventualmente se ci sono domande. E quindi questo appunto, anche questa idea di, come dire, di spesso si ha più facilità nel dire appunto l'amico, o comunque nel vedere il torto, no? Quello che si diceva anche questa mattina, però anche la difficoltà spesso che ci si mette meno l'attenzione al fatto di vedere, di gioire con chi è felice. C'è un bellissimo verso nelle scritture che dice: l'atteggiamento giusto è quello di avere gioia con chi è felice, essere compassionevole con chi soffre, essere indifferente ai malvagi. Ecco, queste differenze ai malvagi, che non significa essere ciechi di fronte al male, perché appunto, anzi, abbiamo detto prima, abbiamo citato Viveka, cioè il discernimento, no? Di ciò che è vero, di ciò che non è vero. Cioè, quindi lo yogin, o comunque colui che cerca la verità, è una persona che impara, o quantomeno si auspica che impari a vedere, no? Quindi a squarciare il velo dell'illusione, no? Questo concetto di Namarupa, cioè il nome e la forma, che spesso confondono quello che è la verità. Ecco, quindi dando per scontato che lo yogin, o comunque la persona, debba vedere le cose per come sono, però si esorta, e questo è anche un principio importante delle scritture, a non qualificare. Quindi non qualificare per non poter appunto entrare nel giudizio. Questo richiamo, infatti anche sono
belli questi richiami, e quindi il non giudizio significa anche il appunto essere indifferente al malvagio, ma significa anche l'indifferenza al malvagio significa vedere l'altro, perché per quanto uno possa sbagliare, tutti sbagliamo, possiamo sbagliare e far compiere errori perché siamo in questa dimensione, stiamo crescendo in questo percorso, però l'attitudine giusta è quello che anche la stessa Bhagavad Gita dice, di vedere sempre il sé in tutti gli esseri, quindi vedere sempre che in ciascuno di noi c'è questa sorgente, c'è l'Atman, c'è questo sé che appunto è eterno, è puro per sua natura ed è libero dal male e dal bene, perché appunto ha superato questa dualità. Quindi anche questa percezione dell'altro, cioè di vedere sempre il bene dell'altro, di vedere questa luce sempre divina negli altri, anche quando compiono errori, ed è questo difficile, ovviamente quando si parla di anche reati gravi, però questo ci permette di appunto non giudicare, di non essere giudicanti, quindi di non crearci in un certo senso anche quelle impressioni mentali che possono poi diventare appunto forme di azione o reazione, perché se poi se andiamo appunto a riflettere, tutte le nostre vite sono sempre come dire un po' sballottate come una tavolina di ping pong tra ciò che ci piace, adesso semplifico, lo dico insomma in termini semplici, e quello che invece ci crea avversione, quindi la nostra vita è continuamente uno scappare da ciò che avversiamo, quindi quel concetto di dvesha, e invece magari cerchiamo raga, cioè cerchiamo tutto ciò che ci crea piacere, no? Ciò che ci crea pensiamo ci possa portare piacere. Ecco, questa dualità è quello che in fondo non ci fa avere quell'autocontrollo, quindi il concetto di avere autocontrollo significa anche essere al centro di questa polarità e di saper vedere in fondo che quello che può essere bene oggi, cioè può essere veleno domani, e quello che può essere apparentemente difficile oggi, che magari ci richiede sforzo, può essere invece nettare domani, quindi quel concetto di Shreyas e Preyas, quindi riuscire a capire che magari fare oggi un'azione consapevole, avere una vita disciplinata può portarci, come dire, anche ad avere dei frutti positivi, cioè avere dei semi che portano dei frutti che nutrono non solamente noi stessi, ma tutti appunto la nostra famiglia umana, quindi frutti che alimentino il bene comune. E quindi concludo con una citazione sempre dalla Bhagavad Gita, che appunto in cui si ricorda questa capacità, anche questa sia possibilità che anche responsabilità di ciascuno di noi di poter essere il cambiamento che vogliamo. Quindi l'uomo che l'uomo elevi se stesso per mezzo di se stesso, che egli non degradi se stesso, solo il sé è amico del sé, solo il sé è nemico del sé. Grazie. Ringraziamo molto la Swamini Shudananda Giri per questo suo intervento. E adesso diamo spazio alle domande, che ce ne sono diverse, quindi sì, se i relatori possono venire qui, quindi Limammocci, il campo con Andy, con il traduttore, e ad Alberto Mainardi. Generale. Mi chiamo Giampiero Sartarelli e diciamo tutti questi gli interventi di oggi, in genere l'approccio filosofico e religioso ha come finalità quello della la crescita personale, lo sviluppo dell'essere più persona e quindi alimentare i valori tipicamente umani. E leggendo il titolo, Il disarmo interiore,
mi è venuto in mente un altro titolo, dal disarmo interiore alla sana ribellione, perché è importante la crescita personale, però il contesto sociale in cui oggi viviamo, abbiamo tantissime avversità, tanti ostacoli, dall'intelligenza artificiale al concetto di Homo Deus Technologicus di Harari, l'ideologo di Schwab, abbiamo l'elettromagnetismo, il tentativo di innalzare i 5G, che è una delle cose più micidiali e cancerogene che esistono. Abbiamo il cambiamento climatico provocato dalla geoingegneria, il primo esperimento del cambiamento climatico, cioè produzione di pioggia, risale ed è documentato al 1891. Quindi è bello questa crescita personale. Io ho insegnato yoga all'Accademia Yoga tanti anni fa, ho fatto anche la scuola psicanalitica, ho fatto per 15 anni lo psicologo penitenziario, però da un po' di tempo, da 2 anni a questa parte, mi sono aperto al mondo per evitare di finire una monade, anche se ricca di filosofia. Grazie. Grazie. Buonasera. Indicate per favore la domanda a quale dei relatori. Sì, questo era un. Sì. Allora io avrei 2 domande. È accesa? Sì. Una forse più veloce, solo di ordine storico, per Mainardi. Ossia, vorrei capire il testo della preghiera di Gesù, dove compare per la prima volta la pratica psicofisica, di che epoca è? Fine del XIII secolo. Quindi si distanzia abbastanza da quella dei padri precedenti, eccetera, almeno solo nella pratica in sé. Non, cioè, la formula, della è più antica, la formula è più antica. Sì. Il testo che spiega l'uso della respirazione in quel modo di ritenere il pensiero, sì, di far entrare la mente nel cuore, è del XIII secolo. Ma la formula Signore Gesù abbi pietà di me la si trova anche in forme diverse nel IV-IV secolo. Quindi la formula è più, sì, antica. Perché appunto i contatti con lo yoga sono un po' improbabili nel IV-IV secolo, però nel XIII attraverso i Sufi mi pare che possa essere plausibile. E invece avrei un'altra domanda per l'imam Mocci. In questo contesto, diciamo, di inclusività, di dialogo e di pace, di ricerca della pace, ho notato che nelle sue parole c'era... almeno se ho capito bene, la definizione di pace è fondamentalmente basata sulla ricerca di un'ortodossia. Cioè è l'ortodossia, e quindi è anche poi di conseguenza l'obbedienza alla vera parola di Dio, di Allah, fa in modo che si ricerchi la pace. E qual è il rapporto dell'ortodossia in cui lei si identifica con l'eterodossia? Come c'è la possibilità di trovare una pace anche in un misurarsi con il diverso, con l'eterodosso, eterodosso all'interno delle tradizioni islamiche, sono stati citati i Sufi per esempio, o la Scia islamica, eccetera, con le altre tradizioni che islamiche non sono. Ma Bismillahirrahmanirrahim, grazie sicuramente, perché
c'è modo di appunto chiarire alcune cose. Quando parliamo di ortodossia e ortoprassi, parliamo di rispetto delle tradizioni che sono state rivelate, concesse e date agli uomini. Quindi se pensiamo alla tradizione cristiana, non stiamo parlando assolutamente di una tradizione eterodossa, la tradizione ebraica, eccetera. Quindi per eterodossia non abbiamo mai inteso tutto quello che non è la forma religiosa islamica. Quindi questo è... credo lei abbia fatto riferimento alla Scia o al Tasawuf che ha chiamato sufismo. Non si tratta affatto di forme eterodosse. Quindi, anzi, se possiamo dire, il Tasawuf, come abbiamo cercato di dire prima, e quindi l'esoterismo, è necessariamente ancorato ad un esoterismo e quindi a un'ortodossia. Non esiste il Tasawuf senza la pratica della religione islamica, così come abbiamo ascoltato prima, l'esicasmo è ancorato alla tradizione cristiana, non esiste un esicasmo senza cristianesimo. Quindi l'ortodossia è composta da due parole, no? C'è la doxa e c'è ortos, quindi parliamo del rispetto della rivelazione che l'uomo ha ricevuto da Dio, e queste rivelazioni, come abbiamo sentito dire stamattina, i vari dharma, quindi addirittura nel Tasawuf, nell'Islam, c'è un detto che dice per ogni discepolo, no, c'è una via, c'è una tariqa. Il rispetto dell'ortodossia è il rispetto della forma religiosa per come l'uomo l'ha ricevuta. Quindi per quanto riguarda l'Islam, l'ortodossia islamica prevede i cinque pilastri, eccetera. L'ortodossia cristiana è una forma ortodossa che è riconosciuta, che io non posso che definire ortodossa, l'ebraismo e tutte le tradizioni religiose. Quindi sono tutte ortodosse? Certo, le tradizioni ortodosse sono tutte ortodosse, scusi la tautologia. E quali sono non ortodosse? Quali sono, per esempio, anche all'interno dell'Islam, cos'è non ortodossia? Nell'Islam chi segue la sunna, il Corano, la sunna del profeta e la catena dei maestri che discendono dal profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam è iscritto nell'ortodossia islamica. Sì. Non siamo qui a dare, non so come dire, patenti di appartenenza o no all'ortodossia. Noi abbiamo voluto dire che il seguire una via ha come elemento imprescindibile il fatto di attenersi alle regole di quella via. Io non voglio parlare di altre tradizioni, ma il cristianesimo ha un clero, no? E quindi c'è il rispetto e dei testi sacri e dei comandamenti, che adesso non voglio entrare in tradizioni non nostre. L'Islam non ha un clero, quindi formalmente è apparentemente diverso in questo dal cristianesimo, ma esiste una catena di maestri. Esistono imam, esistono, non so, quando ad esempio si è impropriamente parlato di alcune persone che facevano violenza in nome di una religione, no? Immediatamente i sapienti, i maestri e le autorità spirituali dell'Islam hanno immediatamente condannato come, ma neanche eterodosso, come proprio non avente nulla a che fare con la tradizione religiosa, atti di violenza di quel tipo. Quindi no, mi spiace il fraintendimento, ma con tradizione ortodossa noi non ci riferiamo all'esclusivismo confessionale di una religione sull'altra, ma il fatto che si segua la via di Dio per come Dio però l'ha data agli uomini, non per come noi pensiamo di inventarcelo. Va bene, grazie. Grazie. Grazie mille. Io ho una domanda per il dottor Mainardi. Ho sentito, seguendo la descrizione di questo testo raccolto da Paissi Velikovsky, qualcosa del genere, che una volta raggiunta la quiete, la mente, l'ho trascritto, piena di collera, scaccia e sopprime i pensieri provenienti, mi pare di capire, dal demonio. Raggiunta la quiete piena di collera, non riesco
a mettere insieme queste due espressioni? Grazie di spiegarmele. Il testo è di, tradotto da Paisi e dello pseudo Simeone, il nuovo teologo, e c'è una parola in più, piena di collera secondo natura, cioè secondo la giusta natura delle cose, un riferimento alla scrittura, intende dire la collera, per esempio, il riferimento a Gesù che scaccia i mercanti dal Tempio, cioè quello che oscura la vera natura dell'anima, la vera natura delle cose. Quindi è una collera contro il male, è la collera secondo natura. È piena di collera secondo natura, c'è questa parola. Quindi non è la collera come passione che disturba la pace, ma è il modo di vedere subito e di poter vincere il male in modo reale e decisivo. Sì, io c'ho una domanda per Mainardi. Lei o tu vedi qualche influenza, per esempio, in questa pratica della respirazione da parte del, diciamo, che proveniente dall'Oriente, legato allo yoga, o piuttosto legata al tantrismo? Perché in molti testi delle pratiche Vajrayana, questa respirazione di cui tu parli, quindi di inspirare, trattenere il respiro, chiudere il chakra della gola, concentrare la respirazione al chakra dell'ombelico e recitare questo mantra, diciamo, in quello che io un po' mi sono avvicinato, diciamo, allo studio del tantrismo e del Vajrayana buddista, vedo delle similitudini. Secondo te c'è un'influenza in quei secoli? Io non ho studiato in modo specifico il problema. L'analogia l'aveva osservata già Eliade nel suo libro sullo yoga, perché Eliade conosceva anche l'esicasmo. Che ha studiato più a fondo questo aspetto è Antonio Rigo, che insegna filologia bizantina a Venezia, e mi ha detto, non ha ancora pubblicato, ha pubblicato qualche piccolo saggio, ma il grosso del lavoro è ancora inedito, che effettivamente c'è una trasmissione di testi attraverso il sufismo, perché i monaci greci erano a volte prigionieri. Per esempio Gregorio Sinaita viene fatto prigioniero dai turchi, è una prigionia adorata perché era una persona della nobiltà e quindi veniva utilizzato come ostaggio per un riscatto. E ci sono viaggi con commistioni tra i due mondi nei momenti in cui non c'era un conflitto aperto. E quindi è possibile che ci sia questa trasmissione. E mi ha detto che ci sono alcune documentazioni, però adesso non ho la competenza per dirlo, perché non è una cosa che ho studiato io. Però il passaggio non è semplicemente un'analogia, come può essere un'analogia generale tra due teologie che non hanno nessuna relazione, ma è probabilmente anche una commistione e un tipo di intervento, anche perché poi questa pratica è attestata in quell'epoca lì al Monte Athos, e la vita, per esempio, di Gregorio Sinaita dice che i monaci atoniti non la conoscevano questa preghiera, quindi introduce una tecnica nuova in una tradizione antica. Tant'è vero che fa nascere controversie teologiche, per ritornare al problema dell'eterodossia. Poi questa eterodossia viene riassorbita nell'ortodossia con i concili palamiti, almeno per il mondo bizantino, fino al trionfo dell'esicasmo. Però è più che un'analogia, c'è proprio un passaggio. Però non ho studiato abbastanza la cosa per dire
tutti i passaggi esattamente. Grazie. No, no, prego. Aspetti, abbiamo poi parecchie domande anche dalla gente online, però sì, 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 no, prego. Era per Shuddhananda Giri, che ha parlato di crescita di questo percorso. Volevo chiedere per lei cos'è il rapporto con, come accompagna questa crescita il rapporto con i testi sacri, in che modo può essere di sostegno e che cos'è il discernimento per lei. Ma i testi sacri sono, appunto, sono una guida, sono come un po' la stella polare che accompagna il cammino di chi cerca, del sadaka, per usare un termine, quindi di chi cerca la verità, sat. Però anche è vero che i testi sacri sono sempre e devono essere sempre accompagnati dalla figura del maestro, quindi nella tradizione spirituale, se usiamo questo termine che un po' lo uso con un po' qualche difficoltà, comunque nell'aspetto tradizionale il cammino, l'insegnamento è sempre da bocca a orecchio, quindi prevede che ci sia chi ha già fatto esperienza, cioè chi ha già appunto attraversato la foresta dei propri sensi, del proprio inconscio e ha quindi scoperto questo stato di mukti, e qui viene definito appunto il guru, cioè colui che dall'oscurità porta alla luce. Però il cammino lo dobbiamo fare ciascuno di noi con le proprie gambe, quindi il guru è colui che ci indica la via, ma appunto che interpreta o quantomeno diventa voce vivente delle scritture. E quindi le scritture sono fondamentali, però ciascuno di noi poi ha una storia, un carattere, un'attitudine differente, quindi le scritture sono dei fari, ma che poi devono essere appunto calibrati anche in base appunto all'insegnamento del guru, perché è colui che poi vede il discepolo, lo conosce e lo appunto lo indirizza, ecco. E è importante questo discorso del discernimento, è anche un po' la chiave dell'insegnamento stesso, di questa trasmissione tra guru e shishya, tra guru e discepolo, perché appunto, come dicevo prima, non c'è un aspetto dogmatico, quindi c'è sempre anche un'esortazione a fare domande, cioè non anche quando il maestro, anche Shiva stesso, no, si dice nelle scritture, se dovesse Shiva stesso dirti una verità, il discepolo non deve prenderla per verità assoluta senza rifletterci prima, cioè qualsiasi cosa noi ascoltiamo, dobbiamo fare un processo di riflessione, che è quello che viene detto Shravana, cioè ascolto, Manana, cioè riflettere, analizzare, discutere internamente, e poi se riteniamo che questa verità sia effettivamente tale, dobbiamo metterla in pratica, quindi è il concetto di Nididhyasana, cioè di applicazione. E questo discernimento serve perché appunto serve appunto a vedere e a scegliere la via giusta. Ecco, quindi per me discernimento significa cercare sempre di vedere quello che in fondo è la sorgente divina, che in tutti gli aspetti, in tutte anche le situazioni quotidiane, gli insegnamenti arrivano anche dalle situazioni meno pensabili, può arrivare da un animale che ti vede con lo sguardo e non ti dice che sta male, tu devi capire che sta male, ci può arrivare da una persona che incontri per strada, cioè come dire, discernimento, la voce di Dio parla con tantissime bocche, con tantissimi, attraverso tantissimi mezzi, quindi discernere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato, anche e soprattutto nei nostri pensieri, nelle nostre attitudini, quindi avere sempre uno stato di attenzione, che non significa uno stato di tensione, ma di un'attenzione rilassata, ecco, se possiamo dire così. Non so se ho risposto. Sì, grazie. Ok, passerei, se siete d'accordo, alle domande ricevute via Zoom. Partiamo dalla domanda per Kenpo Kele. Leggo. Preziosa vita umana, rinuncia, trasformazione della mente,
liberazione, importanza della vita altrui, amore, compassione. Sono concetti che si ritrovano anche nel buddismo. Qual è quindi la grande differenza tra Bon e buddismo del Dalai Lama? So the question is, in English, it's more or less says, these things which you are teaching, which you have been teaching today, precious human life, the way of renunciation, the way of transformation, the way of liberation, the importance for the basis of compassion and loving kindness, these are all things that we also find in Buddhism, we also find in the Dalai Lama's teachings, for example. So could you, what is the difference between Buddhism and Bon? Yeah, very interesting question. So this is what I said, is according to our text. Mm-hmm. And it's come from the Buddha Tomashira, Mula the Bon. The principle, basic, the foundation practice of the Tibetan Buddhist and the Bon is very much similar, you know, the idea to achieve the pure and perfect state, enlightened state. But the difference, the lineage, you know, there's the one is that according to the Bon tradition, all these three teachings from Star Buddha Tomashira is very important for us. We say unbroken lineage, unbroken. The transmission, instruction, the initiation, you know, transmitting from Buddha up to now, that my master Lopan was the lineage holder. Mm-hmm. So after his Kundalini comes, yes, and this is the way, and the Bon, the followers and the practice like centuries, not only this modern time, you know, mm-hmm. It comes like that. So a lot of people, like, you know, they're interesting to know what is the differences, mm-hmm. Yes, but just read some informations, you know, there's a lot of the informations, mm-hmm. But you really look original text, mm-hmm. Burn text, Buddhist text, and compare. The main, you know, the subject or the idea to achieve the Buddha, idea to liberation and impurity, to achieve the real state of happiness, that's the foundation, the same. You know? Mm-hmm. But there's the different methods, are those different. The methods are different. There's a lot of different methods, okay. Yeah. Mm-hmm. Like the lineage. Like, yeah, lineage and like Dzogchen tradition, okay. You know, there's like a lot. Allora. Questa è una domanda interessante. Quello che noi Bonpo pratichiamo e insegniamo è quello che ci viene precisamente, esattamente dal Tompa Shenrab. Per esempio le pratiche fondamentali di base del Burn e del buddismo sono molto simili, e quello che cambia sono i lineaggi di questo insegnamento, di questi due insegnamenti, altrimenti, ad esempio, il risultato che è la buddhità, il diventare Buddha, l'autoliberazione, la liberazione dalle condizionamenti, dalle emozioni, eccetera, è esattamente lo stesso, ma quello che è importante è che nel Burn noi abbiamo questo lineaggio ininterrotto, per esempio nel caso dei Kenpo, questo lineaggio ininterrotto di trasmissione, di insegnamenti, di come dire, istruzioni personali, lui l'ha ricevuto dall'Open Tenzin Namdak, che lui stesso l'ha ricevuto ed è stato tramandato dai primi tempi del maestro Buddha Tempa Chonrab, di cui parlava prima. E questo, colui che mantiene, anche lui per esempio stesso, ma il suo maestro, sono mantenitori di questo lineaggio, di questa trasmissione, nel tempo reale nostro adesso. Ora, uno può, in questi tempi moderni uno può andare a cercare che differenze ci sono, che similarità ci sono. E certo, se uno guarda in testi Bonpo e buddhisti, ci sono molte esatte somiglianze. E
ma il punto importante è che il perseguire la via per raggiungere la Buddhità è esattamente lo stesso, è l'autoliberazione, il non essere condizionati dalle emozioni, dalle problemi, dalle iniquità, di raggiungere la felicità, eccetera. Sì, la libertà e la felicità, solo ci sono differenze di metodi che sono trasmessi appunto perché ci sono questi maestri di lignaggio che insegnano diverse metodologie che hanno scoperto e così via. Allora le diversità principali sono i lineaggi che sono fatti di individui che hanno insegnato ognuno per conto suo, ma all'interno di un stesso insegnamento. Non che siano gli stessi, ma che sono perseguono lo stesso risultato, ma sono diversi lineaggi e alcuni metodi. The idea of the generated great compassion toward all the sentient mm-hmm. beings mm-hmm. means every single being in the sixth loka, without mm-hmm. discriminating like evils or demons, mm-hmm. you know, they are also in an argued compassion, mm-hmm. you know, and then of course they'll be bad, but they wish exactly what we wish, you know. Mm-hmm. So that we generate great compassion there without any kind of discrimination differences. Mm-hmm. Like this kind of, you know, there's the knowledge is like I think it's the foundation of the bone is starting. E lo stesso quando parliamo di compassione verso tutti, questo è tutti, in tutti i sei loghi, in tutte le sei dimensioni, questo comprende anche demoni, diavoli, esseri che sono, che, verso cui noi dobbiamo avere compassione senza discriminazione e senza condizionamenti. Ok? Thank you. Prova. Grazie. Thank you very much. Visto il tempo molto stretto, abbiamo selezionato un'altra domanda per l'imam Mochi e speriamo di trattare le altre tematiche che sono venute fuori dalle tante domande pervenute magari domani in tavola rotonda. Imam Mochi, nel quadro dello sforzo di condurre una vita tradizionale secondo ortodossia e ortoprassi, ci sono pratiche contemplative, soprattutto nella tradizione sufi, che possono supportare questo impegno? Grazie intanto, come sempre. Dunque, quando prima abbiamo cercato di parlare con i simboli che ci propone lo Sheikh Abdul Wahid Yahya Genon, abbiamo parlato usando questa immagine della circonferenza, no? E del centro. Ora, per andare un po' fuori di metafora, se già non fosse stato fatto abbastanza, la circonferenza rappresenta la forma religiosa, no? in questa rappresentazione simbolica. E quindi con la lex di cui si parlava prima, no? Ex occidente lex. E al di là di questa forma di esoterismo, la tradizione islamica prevede un esoterismo, cioè una pratica più di carattere interiore, che non è, per tornare alla risposta della domanda di prima, in alcun modo scissa o scindibile dalla forma religiosa esteriore. Questa cosa è fondamentale. E la forma religiosa esteriore è di protezione alla pratica interiore, che sempre per usare questa immagine è un po' come il raggio, infatti apparentemente è un paradosso, il raggio parte dal centro, non parte dalla circonferenza. Noi prima un po' paradossalmente abbiamo detto il raggio dalla circonferenza arriva al centro, ma in realtà è tutto nel centro. Quindi questo. Ora, l'esoterismo islamico, che dunque rientra nell'ortodossia dell'Islam, porta con sé
delle pratiche, possiamo dire, della una battaglia di carattere interiore, che è una battaglia però di conoscenza. E questo è già stato detto molto degnamente sia da Shuddhananda che ancor prima ad Alberto Mainardi, cioè c'è la ricerca di una realizzazione di pace interiore, di pacificazione interiore, che abbiamo cercato di dirlo prima nell'intervento alla fase finale, inshallah porta il viandante, usiamo questa immagine che forse è più leggera, il viandante ad essere totalmente disarmato nella contemplazione della sua essenza. Questa pratica chiaramente è stato detto anche da Shuddhananda molto bene, si applica ad ogni istante, la si incarna sine intermissione, no? La si applica sine intermissione per su questo mondo in vista dell'altro. Ecco, se potessimo cercare di rispondere sinteticamente, non so se è sufficientemente chiaro. Penso di sì, grazie. E forse c'è spazio per l'ultima o chiudiamo? Ho il treno, quindi volevo ancora. E allora chiudiamo tutti. Ringraziare tutti. Sono le 7 comunque, chiudiamo. E magari noi le tematiche che sono venute fuori dalle altre domande ve le riproporremo domani in tavola rotonda. Grazie Andrea.